L'OMS ha ideato una tecnica per frizionare le mani in modo veloce ma efficace. Versare sul palmo della mano una quantità di soluzione sufficiente a coprire tutta la superficie delle mani. Frizionare le mani palmo contro palmo. Il palmo destro sopra il dorso sinistro, intrecciando le dita e viceversa. Palmo contro palmo, intrecciando le dita tra loro. Dorso delle dita contro il palmo opposto, tenendo le dita strette tra di loro. Frizionare il pollice con movimenti rotatori, tenendolo stretto nel palmo della mano e viceversa. Frizionare in senso rotatorio e in avanti e indietro con le dita della mano destra strette tra di loro nel palmo sinistro e viceversa. Allargare al polso l'igiene delle mani. In questo modo le mani sono decontaminate. L'igiene delle mani in ambito sanitario deve essere effettuata in 5 momenti fondamentali. Questi 5 momenti indicano il momento opportuno in cui un operatore sanitario deve fare igiene delle mani. Prima del contatto diretto col paziente, oppure prima di una manovra asettica o pulita sul paziente, dopo il contatto anche potenziale con materiale biologico, oppure dopo il contatto diretto col paziente, o ancora dopo il contatto con l'ambiente circostante il paziente. Questi 5 momenti garantiscono la sicurezza degli operatori, dei pazienti e dell'ambiente.